Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Alfredo. Nel video di oggi andiamo a fare l'unboxing e poi il successivo passo sarà un test in volo, perché il pacco che andiamo a aprire oggi è un drone della JJRC, una nota azienda che produce prodotti economici, diciamo entry level per noi dronisti. Molti di voi già la conosceranno e nel video di oggi, come avete letto dal titolo, andiamo a vedere il JJRC X17. Prima di procedere con l'unboxing, come al solito, vi chiedo un po' di supporto, quindi se potete lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e attivate la campanellina. In questo modo mi supportate in maniera del tutto gratuita. Detto questo, possiamo iniziare. Come potete vedere dalla scatola è uscito fuori questo, io ho comprato la versione con la borsa e due batterie. Prima di vedere il drone andiamo a vedere lo zaino barra borsa che lo contiene, come è fatto. Più o meno i materiali con cui sono costruiti questi zaini sono tutti uguali per i droni economici. Nella parte frontale di questa borsa per il trasporto abbiamo una zip e una tasca dove possiamo mettere magari documenti tipo l'assicurazione, il QR code o qualsiasi altra cosa noi vogliamo. Qui c'è una maniglia, quindi ci permetterà sicuramente di portare il drone in questo modo, e se non vogliamo portarlo con la maniglia possiamo utilizzare questa tracolla. E poi, come potete vedere, vi faccio vedere subito, abbiamo sia la destra che la sinistra, quindi stiamo a posto, quindi ve la potete posizionare come vi pare. Ok, è il momento di aprire adesso la borsa. Eccola qui, vediamo cosa c'è all'interno. Ok, un'altra tasca per mettere magari eliche di ricambio, qualsiasi altra cosa noi vogliamo, penne USB, schede micro SD e via dicendo. Questo che è un panno che serve a proteggere il drone e tutto quello che troviamo all'interno della borsa. Abbiamo un manuale di istruzioni, ovviamente in inglese, per il drone. Un secondo manualino per l'applicazione, ok. E questo è un tagliandino dove c'è il QR code che ci porta a un canale YouTube, probabilmente ci saranno dei video istruttivi. Andiamo a vedere la cosa più importante, ovviamente il drone. Come potete ben vedere, per chi frequenta questo canale da un bel po' di tempo, è un clone del Abzan Zino 1. Speriamo che sia un clone che è stato migliorato. Il drone, come potete vedere, l'ho scelto in colorazione verde, cioè l'arancione anche e il nero, quindi abbiamo un'ottima scelta. Ha braccia e gambe apribili. Togliamo la pellicola. Ok, motori brushless, batteria che si estrae nella parte posteriore, c'è un tastino, eccolo qui. Proteggi gimbal, ottimo, premiamo qui. Ragazzi, che dirvi, questo è quasi meglio, vedete che è mollo, è quasi meglio di quello del Fenix 8 mini che abbiamo visto in questo video, se vi va andatevi a vedere. Il gimbal, vi dico subito, è stabilizzato su due assi. Togliamo anche la pellicolina che è presente qui davanti. Perfetto, mi pare di buona costruzione. Nessun filo scoperto, è ben protetto, già inizia a piacermi. Speriamo che in volo si comporti bene. Qui nella parte destra c'è lo slot per inserire schede micro SD. Questo drone c'è scritto che registra in 6K, ma ovviamente non registrerà mai in 6K. Poi vediamo la parte inferiore del drone. Abbiamo una luce LED, un sensore ottico, presumo, ok, molte prese per la dissipazione, ottima cosa, ci sono sia sulle braccia sia sul corpo del drone, perfetto. Le eliche, cosa che non c'è dappertutto e che cosa che mi piace, hanno una sorta di numerazione: L che sta per left, R che sta per right, e sono numerate, quindi L1, L1, R2, R2, perfetto. Allora, richiudiamo un attimo il drone, mettiamolo un attimo da parte. Tanto, ragazzi, questo drone è abbastanza resistente, è ben fatto. Ah, cosa che non avevo notato, ci sono LED anche nella parte inferiore delle braccia, quindi ottimo, perfetto. Quindi anche le classiche luci aeronautiche che servono per volare di notte. Continuiamo a vedere cosa c'è all'interno della borsa e cosa ci arriva a casa. Comunque voi potete sceglierlo in varie configurazioni. Io l'ho pagato, mi pare, sui 134 euro con due batterie, era in offerta. Adesso dovrebbe essere a 134 euro con una batteria e la borsa. Eliche di ricambio, batteria secondaria,
Le batterie hanno un attacco, diciamo, proprietario, nel senso che è diverso dai soliti. Infatti questo è il cavo USB con l'attacco proprietario. Se volete ricaricare questo ma altri dispositivi, vi consiglio di utilizzare un caricatore multiplo che ho testato qui sul canale, vi lascio anche qui il link nella scheda. La batteria è una lipo ed è da 2850 mAh, quindi ci dovrebbe garantire minimo un 20 minuti di volo, si spera. Ok, cacciavitino che ci servirà per svitare le viti, ma anche probabilmente, visto la qualità già del radiocomando che lo intravedo, di plastiche, di droni giocattolo, è ovvio, devono risparmiare qualche parte. Sì, infatti servirà anche per svitare qui dietro il vano dove vanno inserite le batterie per il radiocomando. Perfetto. Gli stick al tatto non sono male per un drone di questa fascia di prezzo. Ci sono molti tasti: tasto accensione, tasto start, non so se servirà per avviare le eliche, stopparle, comunque non diciamo cavolate, quindi mi studio prima il drone e poi nella seconda parte del video vedrete e vi dirò a cosa servono. Questo già lo so, questi due tasti servono per fare andare su e giù la telecamera, che è stabilizzata su due assi, non su tre, quindi probabilmente quando ci saranno giornate ventose o con repentini cambi di direzione la telecamera non sarà stabilizzata al massimo dei livelli. Questo già lo possiamo dire in anticipo. E niente, qui c'è uno schermino dove sicuramente ci sarà tutta la telemetria, quindi altezza, segnale e via dicendo. Dopo lo andremo a vedere e direi di non aggiungere ulteriori cose. Penso che per 134 euro, ma anche per 150 euro, questo sia un buon drone. Adesso vediamo se si dimostrerà tale sia per affidabilità, sia per volo e per tutte le classiche cose che cerchiamo in un drone, soprattutto anche per i video. E ovviamente faremo anche un po' di chiarezza su questo 6K che è già scritto nelle caratteristiche tecniche. Caratteristiche tecniche che adesso andiamo a vedere insieme velocemente. Ok ragazzi, io direi che per oggi è tutto. Lo so che volete vedere il drone in volo, ma per fare video più brevi e meno pallosi ho preferito dividerlo in due parti, quindi nel prossimo video ovviamente vedremo questo drone come si sarà comportato in volo. Spero bene, sono fiducioso. Ormai lo sapete, se volete supportarmi lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti e attivate la campanellina. Con questi tre semplici gesti aiutate il canale a crescere e a portare contenuti sempre più interessanti. Se volete seguirmi anche sui social, Instagram FreddyTech87 è il mio profilo Instagram dove pubblico le anticipazioni di quello che andremo a vedere sul canale. Se volete seguirmi su Facebook, c'è il gruppo Facebook, c'è la mia community che dopo tanto tempo è ritornata a crescere, quindi siamo quasi arrivati a 800 iscritti. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo tipo di droni, ovvero tutti i droni che sono sotto i 200 euro, perché non è che sotto i 200 euro si trovano droni affidabili o comunque che funzionino a livello base decentemente. Grazie per essere stati qui con me fino alla fine del video, noi ci vediamo prossimamente sempre qui su FreddyTech. Ciao!